E bella a tutti ragazzuoli, bentornati sul canale col vostro Lebegni 86. Buon martedì 25 luglio a tutti ragazzuoli, nuovo video stesso gioco, siamo sempre sui football 2023. Oggi siamo qui per continuare la nostra scalata nelle divisioni dell'inferno, ovvero la seconda divisione. Arriva il passo falso per il nostro Scarsenal, ma siamo ancora vivi e quindi tra poco ci proviamo, Bedazzi. Abbiamo ancora a disposizione 4 partite, dobbiamo fare 3 vittorie. Però prima di partire, come sempre, lasciatemi un minuto di tempo per fare i saluti, i ringraziamenti e gli oneri di casa. Saluto tutte le persone e ringrazio tutte le persone che si stanno continuando a iscrivere al canale. Grazie mille per condividere la mia stessa passione, Bedazzi, e grazie mille per il supporto. Vado a salutare e ringraziare tutte le persone che hanno commentato il mio ultimo video, quello della remontada del secolo. Se ve lo siete perso, vi consiglio vivamente di guardare il video, soprattutto la seconda partita. Qualcosa di pazzesco, ragazzuoli. E saluto il tatuato Mirko Erpete, grandissimo Mircuzzo, ragazzuolo che ci interagisco tutti i giorni nel gruppo Telegram del buon Icky Lupo. Saluto il buon Icky e tutti i ragazzuoli all'interno del gruppo Telegram. Passiamo ai saluti al buon The Last Days. Alessandro Gamer è il mio ultras che mi supporta da tempo. Bravissimo ragazzuolo, se sei nuovo sul canale, se sei uno nuovo su questo video, ti invito a passare dal suo canale YouTube Alessandro Gamer, la casa del calcio. Porto contenuti quotidiani sui football. Se ti piace, iscrizione e campanella attiva per supportare il buon Alessandro Gamer. Poi salutiamo Francesco R, Ale Slaps, Luca Celli, grandissimo Luchino, Moreno Paino e i Pro di PES. Quest'ultimi mi hanno chiesto se posso dargli una mano per aiutarli a fargli crescere il canale. Si sono aperti un piccolo canale YouTube inerente ai football. Se siete curiosi, dateci un occhio. Se vi piace, supporto anche lì. Io, nel mio piccolo, che mi conosce lo sa, se posso dare una mano, la do ben volentieri. Ma adesso non perdiamoci in chiacchiere, ragazzuoli. Campionato di football, divisione dell'inferno, si parte. Vamos, massimo supporto per il vostro Lebenny. Dai, ragazzuoli, o la va o la spacca. Eccoci qua, PS5 appena acceso, bonus d'accesso, sempre i soliti 10.000 GP più 50 monete che le mettiamo lì in cassaforte e poi altri 10.000 GP. Allora, ragazzuoli, come vi dicevo nell'intro, la ricerca disponibile nel sito trasferimento, qui c'è stato l'aggiornamento, praticamente se entrate nel sito, selezionate il nome del giocatore, vi dice se ci sarà nei football 2024 oppure no, l'avrete visto da qualche altro youtuber, da qualche altro content creator, noi non siamo qui per questo, siamo qui per giocare, quindi torniamo indietro. Allora, cosa vi stavo dicendo, ragazzuoli? Vabbè, intanto riscattiamo tutto e ci togliamo il dente avvelenato, ok, ricevi tutto. 50 monete che le aggiungiamo a quelle 2,90, arriviamo a 340 monete. Cosa vi stavo dicendo? Praticamente è arrivato il passo falso con un bravissimo ragazzuolo, che ci ho interagito a fine partita, il bello della community, quel 2-1. Aspettate che apro Telegram così non sbaglio il nome del ragazzuolo, che me lo sono ritrovato anche all'interno del gruppo del buon Simo Play. Ormai chi mi segue sa benissimo che c'è una bellissima collaborazione tra me e Simo, chi mi segue sa benissimo che sono l'admin della prima community in Italia per quanto riguarda UFL, e insieme al Simo abbiamo dato vita alla la prima community in Italia per quanto riguarda l'hype che c'è a manetta per Man of the Match. Quindi ragazzuoli, vi lascio il link nella descrizione. Se siete curiosi, vi invitiamo in UFL Italia e Man of the Match Italia. Ok, fate gli oneri di casa, andiamo. Dov'è? Iari, il ragazzo si chiama Iari. Praticamente ho tenuto test, lui fortissimo, fortissimo, merita di stare più in alto. Se lui l'ha detto a me che io merito di stare più in alto, io lo dico a lui perché sì che è top 1000, ma gioca veramente forte. Io ho tenuto testa alla sua squadra che ovviamente è più forte dello Scarsenal, sulla carta è inutile girare attorno perché io non ho investito, lui sì. Vedete, 950, top 1000, c'ha uno squadrone della morte. Questa qui è la squadra del buon Iari. Io ho tenuto testa fino all'85esimo 1-1, poi giocata pazzesca di Messi è andato sul 2-1 ed è arrivato il passo falso per lo Scarsenal, che non ha fatto scendere l'entusiasmo perché finché la matematica non ci dà per sconfitti, noi siamo qui per provarci. Quindi la partita l'ho registrata senza audio. Oggi giochiamo due partite e poi l'ultima partita ho intenzione di condividere, anche se è una sconfitta, perché non mi interessa di condividere solo le vittorie. È stata una bella partita, il risultato lascia il tempo che trovo.
trova. Quindi, come ultima partita, troverete questa qui mia contro il buon Iari, senza audio. Adesso ci spariamo le prime due partite, visto che c'è un po' di tempo a disposizione, giochiamoci due partitozzi. Vedete lì le statistiche: 13 punti attuali, ottimo risultato, mi posso ritenere super soddisfatto. Divisione dell'inferno, livello altissimo. Abbiamo ancora 4 partite a disposizione. La matematica per la promozione servono 9 punti, significa che dobbiamo fare 3 vittorie in 4 partite. Tosta, ma non impossibile. 4 per restare, quindi una vittoria e un pareggio, restiamo in D2. 3 vittorie significa promozione e noi ci proviamo. Quindi, primo sfidante di giornata, Skarsenal contro. Ok, avversario trovato, 4 attacchi di latenza, si starta. Andiamo a vedere di che morte dobbiamo morire, contro che squadrone della morte dobbiamo giocare. Ok, Snooze Rapid, anche lui è in seconda, ma la divisione lascia il tempo che trova. Siamo in casa e quindi da sinistra a destra Skarsenal che si presenta così oggi martedì. Divisa nera, lui bianca. Allora, difesa che sta bene, Mbappé sta normale, vediamo Militao. Ok, sta meglio Marquinhos e quindi starta Marquinhos. Sta meglio Hernandez, però secondo me quel Mendes è buggato, anche se è terzino offensivo, ma secondo me è buggato. Overall è più alto di Hernandez c'ha il difensivo, è un terzino difensivo, però io starterei con quel Nuno Mendes. Neymar è in forma di grazia, attenzione, Lobotka pure, per il secondo tempo al posto del buon Frankie, Haaland è giù, porca troia, lo sto trovando sempre giù il buon Haaland, eh. Per Mbappé, vediamo lui come si presenta. C'ho l'ansia. Oh. Ok, niente, va bene. Squadra alla portata, vediamo come la fa a girare lui. Si parte, ragazzuoli. E adesso è pronto anche il nostro avversario. E quindi si può partire da sinistra a destra. L'attesa è finita. Si comincia, ragazzuoli. Massimo supporto per il vostro Alebbegno 86. Voglio calore. Fate gli ultras, quelli seri. Se non l'avete ancora fatto in questo momento, spaccate di like. Fatemi capire il supporto. Dai, raga, dai. Attacca bassa, si parte. Buona visione. Subito un L2. Tchouaméni, lui rientra, bravo. Neymar sulla linea, non la prende. Occhio alla profondità. Messi che la porta, Neymar che la vuole. Passaggio un po' di merda, ci arrivo Ney, attenzione. Sì, cambia il parziale. 1-0 Skarsenal, Kylian Mbappé. Che è ancora lunga. Manca una vita. Ok, che attacca. Sulla linea. Via. Mbappé, Neymar non scappare. Calma. Deve rientrare, non è tutto chiuso, non c'è nessuno. Vai, Tchouaméni. Dietro. Come pressa. Pressa. Seguilo, seguilo Mendes. Ragiona, bravo, bravo, ti faccio complimenti da solo. Vai così. Passaggio di merda di Kylian. Tutta larga. Occhio in mezzo, Franky. Gioca, gioca il ragazzo. Vabbè, livello altissimo. Ci prova. Si fa sorprendere Iker Casillas Epic. Pazzesco, tutto da rifare al 20esimo. Messi trova il colpo dal cilindro. Va bene, calmo, calmo, calmo.
calma e il sangue freddo. Che dopo quella che stavo perdendo 3-0 e l'ho ribaltata, mi si è aperto ancora di più un mondo. Vai, vai, vai. Ma si pigliala però. Cancelo, seguilo. Bravo. No! Meno male, meno male. Difesa che si muove bene. 4 in linea. 5 con Fabinho con linea bassa. Andiamo in fuorigioco. Dov'è Mbappé? Kylian, prendila. Kylian, prendila. Vai da De Jong. Va bene così. Neymar, allargati, Neymar. Aia, palla persa. Grande Leo. No, minchia, Leo col fallo. Cattivo Leo. No, Marquinhos, io ero con Leo Messi. Cosa ho fatto con Marquinhos? Cosa ho fatto? Pazzesco, non me ne sono neanche reso conto. Punizione, da posizione un po' lontana. Ci prova lo stesso. Ci prova lo stesso. Kylian è tua, proteggi, andai con cavallo. Vai Kylian, che sei più reattivo. Dai e vai. Fermati. No, 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 no. Seguilo. Bravo. De Jong, vai subito da Mbappé. Porca puttana, ce l'hai i piedi buoni. Bravo Messi. Neymar centrale. Veniamo giù bene. Esageriamo. Vai Messi. Faglielo tu. Togli. Si pestano i piedi. Si pestano i piedi, ragazzi. Si pestano i piedi. Che gameplay marcio. Porca troia. Non uscire che gliela dà. Ancora, basta, eh. Dai, che siamo due contro due. Dai, che bella. Nel pertugio col contagiri di Tchouaméni. Eh no, è bella il cazzo. Bella il cazzo, fuori gioco di 6 metri. Cancelo. Ma sì, sei grande. No, Ale. Tutta di là. Gioca, gioca, gioca. Dagliela. E vola. Ridagliela. Dai però. Sti autoblock di merda. Sì? Dai, pazzesco. 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 A minuti scriptati, non me l'ha fatto fare. Glielo fa fare a lui, doppia attacca bassa. Pazzesco! Mbappé! Calma. Calma che devo creare episodi. Questa non è entrata, ne devo creare un altro episodio simile e buttarla dentro. Vediamo al secondo tempo. Noi siamo pronti, lui no. Allora, lui cosa combina? Vediamo se spacca la partita. Uno degli attaccanti più forti del gioco. Sotto porta. Mio parere personale. Poi, Messi come sta? Normale. Messi normale.
Pippo Foden è anche normale. Per il momento lasciamo ancora Messi. Dopo entra Pippo Foden, Lobotka che è in forma di grazia. Sì. Allora è pronto. Andiamo ragazzuoli, 45 minuti ancora. Substitution for Arsenal. Number 9. Sì, bravo Robert. Temporeggia, temporeggia. Adesso vai e vai. Volevo Neymar, io. Avrò caricato troppo. Sovrapposizione. Sensazionale, buggato, la mettiamo fuori, dove c'è uno dei suoi, De Jong, chiudi, bravo, ancora rimane lì, via. Bravo, bella la giocata con l'analogico, Messi la rivuole, se ne va, non passa nel buco. Tutta di là larga, Cancelo. Va bene lo stesso. Allora, alziamo un'attacca. Se no siamo troppo schiacciati. Ok, ad Haaland, al bug. Colpo all'indietro. Chiudilo, Tchouaméni. Mamma mia. Cioè, lo so fare anch'io quel bug. Chiamo l'attaccante più alto, sponda all'indietro, però non è soddisfacente per me. Lascia lì, miracolo, si fa perdonare dal gol di Messi, Iker, buono, 55, ma è assedio, soffre lo Scarsenal. Prendiamo Marquinhos che c'ha un po' di centimetri ed è forte di testa, dai chiamalo. Messi, pazzesco Messi. Vabbè. Madonna, ha detto domanda a vuoto. Franchi va bene, ancora Franchi. Dai che lo dai in mezzo. Tchouaméni, chiudi Tchouaméni. Chiudi Tchouaméni. Via. Vai col triangolo da me, da Neymar. Temporeggia. Guardalo che arriva. Porca puttana. Robert. Minchia, pigliala, Robert. Lui ragiona. Se lo chiudi, sensazionale. Buono. Iker, svegliati Iker, triangolo. 65 sul cronometro. Pareggio e mezzo passo falso, perché poi dobbiamo fare 3 vittorie dopo. Pareggio e mezzo passo falso. Tanto possesso, gioca. Togliela! Togliela, De Jong! Rudiger, fatti rispettare. Attenzione, non fa il bug. Sì, pareva strano. Mettiti davanti, via quadrato. Bravo Rudiger. Un assedio. Non può metterla da lì. Però può tirare e il mio portiere gliela può respingere sui piedi del suo attaccante. Quindi ci ha provato anche se era da posizione depilatissima. È un assedio, ragazzi. Scarsano sta patendo. Scarsano sta patendo, non sta girando in nostro favore. Poi magari si sblocca tra qualche minuto, veniamo giù. Vai.
Nel buco, è bellissima. Dagliela bene, Neymar. Minchia, ho detto, gli sono andato a sbattere addosso da rigore. Pazzesco, fallo inesistente. Fallo inesistente. Ma sta per terminare la partita, ragazzi. Cambi. Polmoni. Pippo. Mi sei stato utile in tante occasioni, Pippo. Lobotka. Anche in difesa, perché perderla, tanto pareggiare e perderla non cambia niente. Non cambia niente. Militao. Ruben Dias. Militao, Ruben Dias. E niente, lasciamo tutto così, ragazzuoli. Do un po' di freschezza in fascia con lui. Non posso, basta, ho speso tutti i cambi. Dai, o adesso mai più. O adesso mai più. 15 più recupero. Come ho già detto più volte, perdere o pareggiare non cambia una sega. Dagliela bene, Madonna maledetta. Fabinho, no. Non uscire. Vai dietro, dai. Ottantesimo. Fallo, fallo, per noi. Teniamola su, ragazzuoli, teniamola su. Gioca la corta qua, che c'è Tchouaméni. Ma mettiti davanti, puttana bastarda. Occhio che è partito. Mamma mia, basta premere R2, fa tutto in automatico. Subito. A Neymar, Fabinho, a Neymar, cancello non uscire, cancello non uscire. Eh sì, rimane lì. Vai. Guarda qua in mezzo. Ma porca puttana impestata. Sì, Tchouaméni, Neymar. Neymar. Guardalo che parte. Vabbè, non riescono, dormono, dormono, dai, va bene. Va bene. Pazzesco, script di merda. Va bene, non cambio un cazzo. Non cambio un cazzo. Questo qui era un avversario alla portata, ma l'algoritmo ci ha detto di no. L'altra volta ci ha detto di sì dopo il 3-0. Dobbiamo vincere le prossime tre, ragazzuoli. Allora, andiamo. Eh sì, tanto inutile, rischia. Vabbè, no, ce la giochiamo fino alla fine, cazzo me ne frega, tanto. Ok, ragazzuoli, facciamone ancora una, così poi vi condivido la sconfitta che ho fatto col buon Yari. Proviamoci. Allora, startiamo la seconda partita di giornata. Vediamo di che morte dobbiamo morire. Se perdiamo, devo vincerne poi almeno una e pareggiare l'altra per rimanere e tentarci di nuovo. Vai, ragazzuoli, seconda sfidante di giornata. Avversario trovato, 4 attacchi di latenza. Passo falso, ma siamo ancora vivi. Fetta 22, forza complessiva della squadra supera i 3000, potrebbe essere uno di quelli che shotta. Madrid contro Skarsgård, siamo fuori casa e quindi è da destra a sinistra, andiamo a vedere come si presenta lo Skarsgård. Vorrei Haaland su perché è uno di quegli uomini, uno di quei player che con riserva di lusso ti cambia la partita, è buggato. Allora, così, andiamo a vedere. La squadra sta bene. Attacco normale, lui così. Vediamo. Ok, non esagerato. Centrocampo, Scholl, Epic, Big Time Mateus. Ok. Un pelino più forte della nostra, però.
alla portata. Partiamo con lui. Col difensivo. Per il resto io non toccherei niente, lascio tutto così. Vediamo. Haaland, che non ci ho fatto caso, come sta? Sta normale. C'è Robert su. Foden, Lobotka giù. Bene. Andiamo, ragazzuoli. Proviamoci. La tesi è finita, si comincia per questa seconda partita di giornata. Vincere non è importante, l'unica cosa che conta, dicevano. Abbiamo fatto due passi falsi, tacca giù. Vediamo se riusciamo a fare tre punti in sta partita. Viene giù subito forte lo Skarsen con Messi. Lewandowski la vuole, ma appena vuole, rimane lì, dai, mettila! Sì, va bene, va bene. Abbiamo sculato, ce lo prendiamo. Il gioco dà, il gioco toglie. Prima l'abbiamo preso al 90esimo. E adesso respinta e gol di sempre lui, Onei. Occhio. Occhio a kick-off. Occhio a kick-off. Occhio a kick-off, maledetti. Via. Vabbè, cioè può arrivare. Non ci arriva Kylian. È lui Haaland. Lui Haaland. Lui Haaland. Allora, mi sa che questo qui sfrutta i bug, i centimetri bug di Haaland. Quindi facciamo un aggiustamento allo scarso. Ok, allargo i terzini per essere un po' più coperto sulle fasce, perché tanto ho già capito il tipo del player. Me ne accorgo subito. Esatto. Ma perché mi sono fermato? Kike, bravo. Neymar si è fermato. Davanti, mettiti davanti col cancio. Bravo Marquinhos, bravo. Così va bene, va bene, va bene, va bene. Ancora davanti, bravo Hernandez. No, non uscire. Dammi Fabinho, scivola Fabinho. Bravo bro, vecchia scuola. Così, tutta di là. Dai e vai. Dai che è buona. Dai che è buona. È buonissima. È buonissima. Incrociala. Sì, 2-0 Skarsen. Andiamo, 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 andiamo. Fabinho. Largamelo in fascia. Largamelo in fascia, Hernandez. Poreggia. Dalla tre quarti ci prova. È bella. Cancelo è messo bene. Calcio d'angolo. 21 sul cronometro. Centimetri di Marchigno. Ma sul secondo? Messi. Non farlo crossare. Va bene, Tchouaméni, mettigliela. Rimane lì, tutti dormono. Lui ha fatto un altro cross. Si è messi bene. Riusciamo ad uscire? Sì, riusciamo ad uscire. Riusciamo anche bene. Ma che passaggio di merda era, una X! Giocata pazzesca di Kylian Mbappé, 3-0 Skarsen. Vai, vai, a cazzo duro, vai. L'avversario non quitta, Chapeau se la gioca, ci crede. E adesso ho paura di Konami più che di lui. Così. Vabbè, vai da Franky. Volevo Franky.
Chiudi Marquinhos. Icare tua, Icare tua. Bravo, bro. Tienila lì, tienila lì, tienila lì. Per riposizionarlo Scarsen. Neymar. Franky. Va bene, Franky. Occhio, occhio. Bella la sterzata. Esce bene lo Skarsen. Va bene, cambiala tutta, lasciamo la tesa. Vai via, di qua. Kylian non la prende mai più. Invece sì. Neymar che lotta. Tutta di questa arriva Frank. Oh! Vai Kylian, brucialo. Bravo. Madonna! Esagero, esagero, mi faccio prendere dall'entusiasmo anche per il risultato. Giocata pazzesca sulla linea di Kylian Mbappé, la seconda non entra. Lui viene giù forte adesso, al 39esimo. Attenzione al cross, 10 centimetri per Haaland. Tchouaméni si mette sulla traiettoria di passaggio, ancora Tchouaméni. Andiamo dietro da Iker e via. Mbappé. Franky, bravo Fabinho, vai da Onei. No, 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 calma, 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 calma. Franky. Porca puttana, un po' più di forza con sto tacco. Occhio allo script. Via, dai. Tchouaméni, allargati in fascia, non dargli il passaggio, Mbappé in mezzo. Tchouaméni largo, Mbappé in mezzo. Lui va larga tutta dove c'è Hernandez. Ancora Hernandez. Marquinhos. Ok, finisce, siamo 3-0. Risultato quasi in cassaforte, ma potrebbe cambiare benissimo tutto nel secondo tempo, eh. Noi siamo pronti, cambi non ne dobbiamo fare per il momento. Vediamo il Brothers qua cosa combina. Mi sembra che è la stessa formazione di partenza, no, è più offensiva perché Scholes mi sembra che era a centrocampo insieme al buon Lothar Matthäus. Magari lui gli serve un risultato positivo, un pareggio, una vittoria, quindi ci prova e fa bene, e fa bene. È pronto? Siamo pronti anche noi? Andiamo. Vamos. Ma poi che esagera. Fa perdonare Kylian. Vai che è partito! Vai che è bella! Dai che l'allarga di prima. Tchouaméni capisce tutto. Pigliala, Tchouaméni! Tutta di là. Scivola. Manda a vuoto. Ci prova. Casillas se non si fa sorprendere a sto giro. E salva il risultato sul 3-0. Vabbè, prendila. Bravo, Neymar di prima. Parti che te la do. Ma che cazzo è successo? Non dargli la profondità. Switchamelo, ok. Va bene, va bene, va bene. Occhio al cross di prima. È bello. Ok. Adesso i centimetri in campo. Noi ce li abbiamo dietro, con Marquinhos e Subito. Dai e vai. Bellissima. Faglielo brutto. Madonna, che rane aveva addosso. Occhio che si appoggia dietro. L'ho capita, l'ho capita. De Jong. Adesso Marquinhos. Bravo, bravo. Rudiger. Tchouaméni, subito. Che pressing, scivola. Va bene. Per vie centrali, ancora e allarga. Va bene. Tchouaméni. Così, dai e vai. Va bene lo stesso. Vai Mbappé, alzane la bella.
Ah, se lo sapevo facevo lo stop a seguire in avanti, non a tornare indietro per disorientarlo. Occhio, vie centrali, bravo Franky. Bella, bella, bella. Poker, poker. 4-0 scarsa, no? Andiamo, andiamo, andiamo. Adesso è chiusa, ragazzuoli. Penso. Dai. Forse quitta. Forse, esatto. Allora, ragazzuoli, da quanto tempo sto registrando? 40 minuti. Se devo aggiungere la partita che ho giocato con il buon Iari, quella sconfitta che volevo condividerla, perché si è comportato bene, si è comportato bene, perché non è di quelli che vengono, sei scarso, porco Dio, non sei capace, di qui ti ho dato le scopoli, invece no. Ha vinto e mi ha cercato subito su Telegram e mi ha fatto i complimenti, quindi merita attenzione per il bene della community una persona del genere. E io che sono sempre stato sul pezzo, chi mi conosce lo sa, ho piacere di condividere la partita con voi. Quindi vi porto queste due partite, il passo falso del 2-1, questa vittoria spettacolo dello Scarsenal e la sconfitta che ho fatto con il buon Ajari. Ragazzuoli, con questo è tutto, vi auguro un buon proseguimento di serata, alla prossima con un nuovo video su eFootball. Mancano due partite, dobbiamo fare due vittorie e significa promozione in divisione 1. Alla prossima, bedazzi. Signoras y señores.
bene l'azione, ottimo intervento. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Bello anticipo, ora possono ripartire. Occasione per il contropiede. PlayStation.